Se vi dicessero che in Colombia esiste un villaggio che vive in mezzo all'acqua, ci credereste? Beh, la risposta ve la do io. Sì, dovreste. Perché quello che state vedendo è proprio un villaggio che vive in mezzo all'acqua, con case flottanti fatte completamente di legno, dove l'unico modo per muoversi è una canoa. Un posto dove anche gli animali devono imparare a nuotare se vogliono sopravvivere. Un villaggio che molto probabilmente ne senti parlare solo nelle fiabe. Stiamo parlando di un posto resiliente dove la vita scorre in maniera diversa, con un altro ritmo. In questo video vi porterò a conoscerlo, ma prima lasciatemelo presentare con il suo nome. Benvenuti a Nueva Venezia, il villaggio che vive in mezzo all'acqua. Guys, buongiorno. Il nostro viaggio inizia dalla città di Barranquilla. Sto andando a prendere un autobus che mi porti a Nuova Venezia. Ho trovato questo taxi che mi accompagnerà fino ad un certo punto, perché poi devo prendere un autobus. Per arrivare a Nuova Venezia il cammino non è facile. I mezzi di trasporto che devi prendere sono vari. Prima devi prendere un taxi che dopo 20-25 minuti di viaggio ti lascerà in una zona in periferia della città per prendere un autobus. E una volta nell'autobus hai un'altra mezz'ora di viaggio fino al villaggio di Savana Grande, dove lì ad aspettarti ci sarà una barca. Ragazzi, sono appena arrivato nel villaggio di Savana Grande. Adesso devo prendere una barca. Devo prendere molto probabilmente questa barca, che poi mi porterà a questo posto che si chiama Sitio Nuevo, e poi da Sitio Nuevo devo prendere un'altra barca molto probabilmente che mi porterà a Nuova Venezia. Da Savana Grande fino a Sitio Nuevo il tragitto è davvero corto. Tocca prendere una barchetta che in 5 minuti di navigazione ti porta a destinazione. E una volta arrivato lì, quello che incontri saranno tanti mototaxisti che a cambio di pochi pesos ti daranno passaggi in vari punti della zona. Sono qua a Sitio Nuevo, nella moto, con questo signore che mi sta portando a prendere la barca. Sono le 9:40 del mattino, mi hanno detto che la prima barca che porta da quel lato arriva a l'una, però molto probabilmente stanno dicendo che c'è un'altra barca che arriva prima, adesso non lo so, però se arriva davvero a l'una mi toccherà aspettare davvero tanto tempo qua. Guardate com'è il posto, queste sono le barche che stanno qua e dobbiamo aspettare. Fortunatamente l'attesa non fu così tanto lunga, perché da lì a poco incontrai un gruppo di persone che mi spiegarono che c'era una barca che stava andando proprio a Nueva Venezia. Una volta in barca mi aspettava il tratto più lungo del viaggio, attraverso i vari affluenti dell'immenso Rio Maddalena. Il paesaggio circostante era caratterizzato dalla pura campagna con mangrovie, dove l'unica precauzione da prendere era fare attenzione ai vari pali di legno che affioravano dall'acqua, per evitare danni alla trasmissione del motore. Vi posso assicurare che se il motore si rompe in quelle zone, la probabilità che venga qualcuno ad aggiustarlo è davvero bassa. Ma questa è un'altra storia. Ora concentriamoci su Nueva Venezia, perché dopo un'ora e mezza avevo finalmente raggiunto questo fantastico luogo. Signori, con questo rumore tanto assordante della barca, abbiamo appena raggiunto il pueblo, il villaggio di Nueva Venezia. Pazzesco, una cosa che molto probabilmente la vedete solo nei film. Io qua la vedo reale in questo momento. I miei occhi vedono gente che vive nelle palafitte. Incredibile. Il villaggio di Nueva Venezia si trova tra la città di Barranquilla e quella di Santa Marta, esattamente nella Ciénaga de Pajaral, ovvero una palude estesa. È composto da 350 palafitte e più o meno 4.000 persone. Il villaggio esiste perché tanto tempo fa i pescatori avevano bisogno di risparmiare tempo e soldi. E così facendo, in questo posto, dove all'epoca venivano a pescare, iniziarono a costruire il loro rifugio per non fare andata e ritorno dai posti dove loro vivevano. Poco a poco, però, questi rifugi iniziarono a convertirsi in case, fino a quando decisero di diventare un nuovo villaggio e chiamarsi Nueva Venezia. Vedete? Sta vogando. Come? A Venezia, e praticamente questa sarebbe una canoa che a Venezia potrebbe essere una gondola. L'arte del vogare in questo villaggio si impara fin da giovane età. Qui, se non sai farlo, vuol dire che non puoi muoverti. Infatti, durante il mio tragitto incontrai un sacco di bambini piccoli che già vogavano. Tutte le persone si muovono in canoa. Cioè, praticamente qua i tuoi piedi sono le canoe. Se non hai la canoa, non ti muovi. Pazzesco, pazzesco. Cioè, praticamente quello che per noi potrebbe essere normale, scendere, andare a fare la spesa, andare al negozietto vicino casa, qua se non hai una canoa non ti puoi muovere.
Fortunatamente però che nel villaggio, diciamo, se hai bisogno di andare a fare una commissione, nessuno ti fa pagare per il passaggio, a meno che non devi andare in zone lontane, e allora a quel punto sì. Questo posto dove sono adesso praticamente è la sala riunioni o dove organizzano eventi. È sempre una palafitta questa, non è sulla terraferma. La terraferma si trova da quel lato, molto probabilmente è l'unico pezzo di terra che hanno. E adesso andiamo di là, che c'è la chiesa, che poi vi spiego una cosa abbastanza interessante, perché questo villaggio è famoso anche perché è stato attaccato dai paramilitari, però adesso vi spiego. Il 22 novembre del 2000 in questo villaggio arrivò un gruppo di più o meno 70 paramilitari e assassinò a 37 abitanti, 37 innocenti, cercando di trovare presunti membri della guerriglia, obbligando poi le persone del villaggio ad abbandonarlo per un certo periodo di tempo. Stavamo qui e questo passò nell'altro barrio. Poi i vecini nos avvisarono che si era messo un gruppo. Nosotros salimos a para afuera, desalojemos. Nosotros vinieron a buscarnos de Palmira, casi que nos ahogamos en la Cina Grande. Wow. No eran malos los que me cayeron, no eran malos. El pueblo quedó solo. Yo duré como dos meses por ahí. Después regresemos porque yo tenía mi casita aquí. La signora che avete appena visto è la mamma di Alexander, il ragazzo che mi ha accompagnato in barca. E approfittando della sua presenza, chiedo anche a lui cosa si ricorda di quell'esperienza. Io tenía 15 anni. E te ricorda? Sì, lo ricordo, claro. Sono qui. Acá, e dove trajeron los cuerpos? Acá, lo dejaron aquí. Eran las 2 de la tarde e todavía estaban tirando. Uno cierto che recuerdo. Ah, las 2 de la tarde estaban tirando acá. Però dove lo mataron? ¿En casa de ellos? No, o acá. Uno mataron en su casa y la mitad, o sea, aquí mataron 2. Y los demás lo mataron en la casa, uno lo mataron en la uva. Questa è l'unica chiesa cattolica che c'è qua, è sulla terraferma. La aprono poche volte all'anno e oggi mi sta dicendo che è stato uno dei pochi giorni in cui l'hanno aperta, molto probabilmente perché oggi è festa. E queste pietre che vedete qua, ogni pietra corrisponde a una persona che è stata assassinata. Questo campo di calcio che c'è qua adesso è in erba sintetica, l'ha fatto costruire il calciatore Radamel Falcao, perché è venuto a conoscere il villaggio e siccome non avevano un campo da calcio l'ha fatto costruire. Guardate qua. Questa è una scuola dove vanno i bambini. Questo è il ponte che devono attraversare per entrare nella scuola. E guardate com'è. Qua ci sono buchi dappertutto, quindi bisogna fare attenzione anche a dove si cammina. Come qualsiasi città che si rispetti, anche Nueva Venezia ha una scuola. E proprio dietro la chiesa c'è l'unica scuola del villaggio. Praticamente un unico istituto composto da asilo, elementari, medie e superiori, dove per arrivarci bisognava passare quel ponte pieno di buchi. Praticamente, signori, questo è la cucina, la zona della cucina, o comunque dove servono i piatti ai bambini, da come mi stava spiegando Alexander. Però guardate qua, c'è un buco qua, c'è un altro buco gigante qua. Beh, se ti cade qualcosa qua, stai certo e sicuro che l'hai persa. Dove sto camminando adesso sembrerebbe essere la zona dove fanno le superiori. Io pensavo che non c'erano, mentre sembrerebbe sì che ci sono. Si alcanza a vedere algo? Sì, signor. Non so se riuscite a vedere. Questa zona sembra meglio pavimentata che l'altra dove stavo, che sono potuto entrare. L'istruzione in questo posto, come potete immaginare, lascia un po' a desiderare. Più del 50% della popolazione è analfabeta e a Nueva Venezia non esistono opzioni di formazione dopo la scuola superiore. Sono gli anziani a insegnare ai giovani i mestieri e le pratiche tradizionali. In poche parole qui, se vuoi continuare a studiare, hai una scelta sola: lasciare il villaggio e trasferirti in città. Ma nella maggior parte dei casi, i ragazzi smettono di studiare prima per dedicarsi alle pratiche tradizionali del posto, come la pesca. Tu también eres pescador? Io sono pescador. Tengo un rato di lavoro también, pesco. Ok. Perché qui non c'è niente da fare, nada más la pesca. La pesca è la che lo hace vivir. L'unico. L'economia del villaggio dipende dalla pesca e dal pescato che poi si vende nel villaggio di Sitio Nuevo o nella città di Barranquilla. Ma la cosa principale che bisogna avere è una barca, perché senza quella non si può fare nulla. Là non si vede, ma è l'unico posto dove fabbricano le canoe. Praticamente è là dove la gente le va a comprare. Che vale la canoa? Ahora las que están a 7 fibras la venden aquí a 7 o 5 o 6 millones de pesos. ¿Y la gente dónde saca este dinero? Aquí son ayudas entre veces, o sea que trabajando,
compriamo pescado y se bandean y va montando lentamente. 7-8 milioni di pesos sono all'incirca 1.500, forse arrivano a 2.000 euro, forse, adesso non ricordo bene. Ma qui la gente fa fatica a comprare, a spendere soldi, a spendere 2.000 euro, 1.500 euro, perché siccome c'è tanta povertà, perché l'unica maniera per sopravvivere è la pesca e non tutti riescono a pescare, dovete capire che comunque è difficile poi comprare una canoa. Ma uno è difficile. Una maca, no, se non tiene un trasporto, se non tiene un'imbarcazione dentro, non sale. A parte per la promozione politica che c'è, questo è un mini market. Sono appena entrato nel negozietto, nel mini market. Guardate qua, c'è tutto quello che potrebbe servire per organizzare un pranzo, una cena o anche per le cose di casa. E le trovate tutte qua dentro, però tutte queste cose vengono trasportate sempre in canoa da Barranquilla. Praticamente tutto quello che vedete qua viene preso a Barranquilla per poi essere trasportato qua. Oltre al mini market, dovete sapere che questo posto possiede una stazione di polizia, una farmacia ed anche un ospedale. Ma la cosa che ero tanto curioso di conoscere e che ancora non avevo visto era come era fatta all'interno una palafitta. Così chiesi gentilmente a Alexander di farmi conoscere casa sua. Ragazzi, qua è dove dorme una figlia di Alexander. Qua è dove dorme la mamma e il papà. Corretto, mamma e papà? Sì, signore. Di Alexander. Questa, vabbè, è un po' di cose loro. Sono ovviamente sempre con tavole di legno. Questo è un mobile che loro hanno. E questa, diciamo, è la loro porta, questa tenda che hanno qua. E qua, guardate qui, questa è acqua. Queste sono tavole di legno messe qua. E questa è la cucina. Loro cucinano a legna su queste pietre. Guardate qua le pentole e guardate qua la situazione com'è. C'è un'altra cosa che non vi ho fatto vedere. Questo è il bagno di ustedes. Ok. Praticamente qua non hanno nessun sistema fognario. E quello dove sono adesso è il bagno. Guardate qua. Questo qua è quello che loro utilizzano come il bagno. Questo è il bagno della casa di Alexander. E questo qua è quello che utilizzano loro per fare i bisogni. E praticamente pipì o cacca, quello che è, cade tutto qua e poi si sparge per il villaggio. Si alza la doccia da Mienaca? Sì, signor. Come si bagna? Come si bagnano? Con queste valde? Sì, qua sono io mi lavo. Ok, e utilizzano questa come porta, così non fanno vedere qua quando si stanno facendo la doccia. Questo è il tuo quarto, decimo. E sì, sì. Allà dorme? Ah, io è la niña che sta dormendo. Aquí duerme ella. Ah, ella ya duerme. Okay. A chi l'elettricità l'hai? Sì, signor, però. Ok. L'elettricità qui arrivò nel 1998, dopo la visita dell'ex presidente colombiano Ernesto Samper. Però in questo villaggio c'è ancora un problema grande da risolvere: l'acqua potabile. Pensate che nonostante siano circondati da acqua, non hanno accesso a quella potabile. E per ottenerla devono compiere vere e proprie magie. Per lavare i vestiti devono prendere l'acqua della laguna, invasarla in un secchio e metterci il cloro. Ok. Ricordatevi che questo tipo d'acqua la utilizzano solo per lavare, mentre se devono berla... Ok. Consumimos è la che vende nella alberca. La coge, mette una e non la consuma. Ahí la envasan. Y de ahí la venden a los que ya compraron. ¿Y usted cómo van? ¿Con balde? ¿Con algo? Claro, nosotros compramos aquí en esta caneca y la montamos. L'alberca è una sorta di piscina con acqua trattata utilizzata per essere consumata. Ma questa non è l'unica acqua che loro bevono. Y esa que llenan allá pero es potable, o sea, la pueden tomar. Es la lluvia. Okay. A veces uno coge lluvia. Esperan que llueve para utilizar. Y uno la coge. Coge esta, todo lo... La de lluvia también la utilizan para lavar. Para tomar también la de lluvia. Claro. Ah, ese es el sistema que utilizan para que entre el agua de la lluvia. Aquí está el canal. Nosotros okay. Ponemos esto aquí. Ah, ok. Aquí ponemos aquí la caneca la ponemos acá. Cae la lluvia y entra para acá. Praticamente cosa fanno? Quell'imbuto che mi ha appena fatto vedere la signora lo mettono qua sopra. Così l'acqua quando scende entra dentro dove sono io e quel bidone giallo che vedete là lo mettono qua e così entra l'acqua. Insomma, avete capito, hanno la luce ma in un posto che è pieno d'acqua non hanno l'acqua potabile. Le circostanze di vita di queste persone sono estremamente critiche
e mi hanno profondamente fatto riflettere sulla fortuna di essere nato nella parte privilegiata del pianeta. Realizzo qui che la mia normalità non è la normalità di altri popoli, e capire appieno tutte le dinamiche di questo luogo è un compito impegnativo, e probabilmente un singolo video non è sufficiente per capirle tutte. Tuttavia, però, spero che nel mio piccolo sia riuscito a trasmettervi una buona anteprima di quello che questo posto può essere. Nuova Venezia mi ha lasciato tanto, e auguro sinceramente che un giorno possa arrivare l'acqua potabile tanto necessaria. Nel frattempo, desidero ringraziare di cuore la comunità per l'ospitalità che mi ha riservato, e auguro loro il meglio per il futuro.